abbraccio d'amore, vogliamo sentire la presenza del Padre, l'amore del Padre che tocca la nostra vita in questo giorno. Ringraziamo Dio per quello che Dio sta facendo, pur nella limitazione sentiamo meravigliose notizie di cose che Dio fa e questo ci rallegra perché la nostra gioia non dipende dalle circostanze. Così vogliamo subito andare questa mattina nella parola e come poco fa ho annunciato per chi già era collegato, il tema di questa mattina è l'intenzione originale di Dio per l'uomo. Devo dire che in questo ultimo periodo, in questo tempo, Dio sta martellando forte nel mio spirito riguardo il proposito. Questa parola proposito, proposito, domenica scorsa abbiamo parlato di tempi, proposito, il proposito di Dio, i tempi di Dio, le stagioni di Dio. E Dio mi sta parlando molto forte su questo e credo che spenderemo qualche settimana a continuare a parlare di questo argomento. E c'è un verso bellissimo che vogliamo subito proiettare ed è Isaia 45 verso 18. Ma la premessa che vogliamo fare è questa, che Dio tutto ciò che crea, la creazione non è finita, Dio sta continuando a creare. Gli studiosi dicono che l'universo è in espansione, quindi significa che Dio sta continuando a creare. Lo crea sempre con uno scopo o un proponimento ben definito. Cioè, Dio non fa mai nulla una cosa che è stata fatta così, per caso, senza uno scopo, ma tutto quello che fa ha sempre un proposito ben definito. E questa mattina cercheremo di approfondire questo argomento che è di grande importanza. Nel frattempo guardiamo questa scrittura. Questa scrittura fa il paio con Genesi 1 e 2, perché vengono usate esattamente le stesse parole ebraiche di quando Dio disse facciamo l'uomo e poi lo creò. Guardate cosa dice questo verso. Poiché così dice l'Eterno, che ha creato i cieli. E la parola usata è bara, che è la parola per creare, fare dal nulla. Egli, il Dio che ha formato, e questa è la stessa parola quando Dio formò il corpo di Adamo, lo formò dalla polvere della terra, yatsar. Ha formato la terra e l'ha fatta. Asa, è la stessa parola di quando Dio disse facciamo l'uomo. Egli l'ha stabilita, non l'ha creata in forme, ma l'ha formata perché fosse abitata. E poi l'affermazione, io sono l'Eterno, non ce n'è alcun altro. Ora qui c'è un'affermazione molto forte che sembra contraddire quello che è scritto in Genesi, perché in Genesi c'è scritto che la terra era informe e vuota, ma qui questa scrittura dice che Dio l'ha creata perché fosse abitata. Quindi sicuramente la condizione in cui si trovò la terra quando le tenebre coprivano tutta la terra non corrisponde all'intenzione originale di Dio. Era successo qualcosa che aveva fatto diventare così la terra, ma non era la sua intenzione originale, perché la sua intenzione originale è che la terra è stata fatta per essere abitata. E Dio cominciò un'opera di creazione. Ora, dicevamo che tutto quello che Dio fa, lo fa sempre con uno scopo, lo fa sempre con un proposito. E io approfondirò questo argomento, perché parleremo che non c'è solo un proposito, ci sono tanti propositi. Ma ce n'è uno che è per i rinati, perché ci sono propositi anche per gli uomini naturali. Quindi ci sono propositi naturali e propositi divini, ma il proposito divino è solo per chi è nato di nuovo. E lo scopo divino e il proposito divino per i rinati
viene dal cielo, ma si deve realizzare sulla terra. Quindi questo dobbiamo capirlo. Noi conosciamo Gesù, siamo nati di nuovo. E nel momento in cui siamo nati di nuovo, siamo pronti per intendere, capire il proposito divino che Dio ha per noi. Senza la nuova nascita non è comprensibile, ma dopo la nuova nascita sì. Ci sono tempi, stagioni e scopo divino. E i tempi e le stagioni vengono date per raggiungere il proposito. Alla conferenza dei giovani parlerò anche di chiamata. Cosa c'entra la chiamata nell'adempimento del proposito? Allora, voglio fare un'affermazione molto forte. Io sono uno di quelli che avrei desiderato nascere ai tempi di Gesù. Però un giorno mentre pregavo, Dio mi ha smentito, mi ha detto: tu sei nato nel momento che io ti ho voluto fare nascere. Gesù l'hai conosciuto lo stesso, non l'hai conosciuto secondo la carne, ma l'hai conosciuto nello spirito. E poiché Dio fa tutto con un proposito e nel tempo corretto, voglio che imparate qualcosa questa mattina, che se sei rinato in questo tempo è perché Dio ha messo dentro di te un deposito di cui gli altri hanno bisogno ora. Lo dico di nuovo, questa generazione ha bisogno del deposito che Dio ha messo dentro di te, perché se ti ha fatto nascere ora e ti ha unto ora e ti ha chiamato ora e ti ha dato un proposito ora e ha messo un deposito dentro di te ora, è perché questo deposito serve a questa generazione. Nessuno pensi che è nato per caso. Quando sei nato nel tempo giusto. Noi siamo nati nel tempo giusto, perché Dio gestisce tempi e stagioni. C'è il Kairos di Dio, c'è l'appuntamento divino. Quindi dovete capire una cosa, che non c'è nessuno sbaglio nel tempo in cui noi siamo nati. Siamo nati esattamente in quella generazione che Dio ci ha voluto fare nascere e ha depositato dentro di noi qualcosa, dopo che noi siamo nati di nuovo, che è assolutamente un servizio che possiamo dare a questa generazione. Nessuno si sente inutile. Sei nato ed sei stato equipaggiato, sei rinato e sei stato equipaggiato per servire in questa generazione. C'è un verso bellissimo nel libro degli Atti che dice che Davide servì l'Eterno nella sua generazione. Dio gli depositò qualcosa dentro la sua vita e lui ha servito Dio nella sua generazione. Paolo, quando parlò al suo, credo che era il discepolo prediletto, Timoteo, in 2 Timoteo 1,14, Paolo riconosceva che Dio aveva posto un deposito nella vita di Timoteo. Timoteo cominciò come un giovane che ricevette la salvezza attraverso Paolo. Il padre era greco e la madre ebrea, ma lui da piccolo ha ricevuto insegnamento della parola attraverso la nonna, attraverso la madre. E Paolo gli ricordava: tu hai avuto un deposito dentro di te prima di essere salvato, ma poi questo deposito è stato fortemente migliorato perché Paolo ha depositato dentro di lui la rivelazione che Dio gli aveva dato. E gli dice: caro Timoteo, custodisci il buon deposito. Questa mattina voglio che tu sappia che Dio ha messo dentro di te un buon deposito che non viene dalla terra, viene dal cielo, che ti è stato affidato mediante lo Spirito Santo che abita
in noi. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, lo Spirito di Dio abita in noi e lo Spirito Santo ha depositato dentro di noi, ha depositato dentro la nostra vita, perché siamo individualmente e collettivamente il corpo di Cristo, tutto ciò che serve per aiutare la crescita del corpo che è la Chiesa. In altri termini, io sono stato sempre convinto che Dio ha depositato nella Chiesa tutto quello che serve per l'edificazione di ognuno, ma la divisione ha fatto in modo che questo non si potesse realizzare. Ma quando il corpo è unito, ognuno di noi abbiamo ricevuto qualcosa che serve all'altro e che risponde al bisogno dell'altro. Quindi Paolo incoraggia Timoteo, custodisci il buon deposito. È un deposito divino, ma va custodito, va curato, perché dobbiamo capirne l'origine. Quello che c'è dentro di noi, quando viene per mezzo di Dio, per mezzo dello Spirito Santo, siccome viene dal cielo, produce risultati celesti. Siccome viene dall'alto, produce risultati soprannaturali. Quindi va custodito. E sapete, mantenersi concentrati sul proposito non sempre è facile. Perché? Perché a volte siamo così presi da tanti dettagli di quello che Dio sta facendo che possiamo dimenticarci la sua intenzione originale, lo scopo finale. Abbiamo ricevuto da Dio tante promesse, tante benedizioni, tanti benefici, così tante rivelazioni e conoscenze che è facile perdersi nei dettagli e dimenticare che Dio ha un piano e uno scopo per tutto ciò che Lui fa. Ora andiamo più in profondità. Il proposito di Dio è iniziato prima della creazione dell'uomo. Perché in Apocalisse capitolo 13, verso 8, ci viene dato un'affermazione che ci fa girare la testa. Noi per ora stiamo vivendo un'emergenza, emergenza coronavirus. E quando l'emergenza coronavirus è arrivata ed è stata dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità pandemia, l'uomo non era pronto ad affrontarla. Non aveva le strutture, né le conoscenze, né i mezzi per fermare il coronavirus. Ma Dio è onnisciente. E dice la scrittura che l'agnello è stato ucciso prima della fondazione del mondo. In altri termini, Dio, prima ancora che il mondo fosse fatto, prima ancora che il mondo fosse stato creato, prima ancora che l'uomo fosse stato creato, aveva già risposto al bisogno che sarebbe sorto dopo la creazione dell'uomo, cioè la caduta. E prima ancora che c'è stata la caduta, Dio non è intervenuto perché è stato preso alla sprovvista quando c'è stata la caduta, ma prima ancora di creare la terra, di creare l'uomo, aveva già provveduto la soluzione alla caduta. L'agnello ucciso prima della fondazione del mondo. Quindi c'è un proposito eterno. Prima ancora della fondazione del mondo, l'agnello pasquale era stato immolato. La soluzione è arrivata prima ancora della creazione. Dio non si è trovato spiazzato dalla caduta. Aveva già la soluzione prima ancora di creare la terra e di creare l'uomo. Prima della fondazione del mondo, la soluzione già era stata progettata da parte di Dio. Ora l'agnello è stato immolato prima della fondazione del mondo in spirito e poi manifestato sulla terra nella carne. Quindi questo ci dice che Dio aveva un'intenzione originale. Dio nella sua preconoscenza sapeva che l'uomo avrebbe peccato, che avrebbe avuto bisogno del Salvatore. Pertanto Dio ha provveduto a risolvere il problema del peccato prima che ancora l'uomo lo commettesse. Prima ancora che l'uomo commettesse il peccato, Dio, avendo previsto che l'uomo avrebbe peccato, aveva già immolato l'agnello.
Efesi 1:7 parla della redenzione, poi l'agnello viene sulla terra e versa il sangue per la redenzione. Efesi 1:7 dice: in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Quindi Gesù, che doveva versare il sangue, doveva espiare il nostro peccato, faceva parte del proposito di Dio prima ancora della creazione, perché l'agnello era stato immolato. Era una parte necessaria per poter realizzare la sua intenzione. Il sangue di Gesù non è stato un provvedimento aggiuntivo di emergenza per risolvere un problema, ma faceva parte di un piano originale di Dio. Dio già conosceva. Quando Dio creò Adamo, Adamo era stato equipaggiato per adempiere il proposito finale di Dio. Aveva tutto quello che gli serviva per adempiere il proposito di Dio, e il proposito era che abbia dominio sulla terra. Ma Adamo è stato provato da un solo comando: non mangiare. E purtroppo lui ha mangiato, ha disubbidito. Eppur avendo tutti i mezzi per poter adempiere il proposito di Dio, ha fallito. E Dio lo sapeva. Il primo Adamo ha fallito, ma Dio non gli ha mai cambiato il nome. Perché sapete, il nome Adamo gliel'ha dato Dio. Il nome Eva gliel'ha dato Adamo a sua moglie. Dio non gli ha mai cambiato il nome. In altri termini, non ha mai cambiato la sua intenzione originale. Difatti mandò l'ultimo Adamo, o secondo uomo, come la scrittura lo definisce. E il secondo uomo ha fatto esattamente quello che Dio si aspettava che facesse il primo Adamo, cioè che fosse totalmente ubbidiente. E in Ebrei 5:8 dice che Gesù, a differenza di Adamo, che quando fu creato nella maturità, perché se Dio lo mise subito a lavorare nel giardino dell'Eden, significa che non era un bambino, era già un uomo maturo. Adamo non è stato creato nell'immaturità. Lui non è stato creato bambino, lui è stato creato già maturo, e secondo molti rabbini, loro credono che Adamo, quando fu creato come se avesse l'età di 30 anni, che era l'età del sacerdozio. E Gesù venne sulla terra, ma a differenza del primo Adamo, ha avuto tutto il processo dalla nascita fino alla morte. Ha gustato la morte, ma è nato come ogni altro bambino sulla faccia della terra. E quindi è stato processato nella sua vita e testato, ma non solo quando ci fu la tentazione nel deserto, ma anche prima. Dice che imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, pur essendo figlio. E questo ci dice: quando Adamo fu creato figlio. E Gesù, pur essendo figlio, è venuto come figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Quando uno ci pensa, Gesù, il figlio di Dio, l'autore di tutta la creazione, perché nessuna delle cose fatte è stata fatta senza di lui, e te lo ritrovi a fare il falegname in un locale di Nazareth. Processato. Ha vissuto come noi. Ha lavorato, ha faticato, ha sudato, ha ubbidito. Fu messo alla prova. Imparò l'ubbidienza, fece esattamente quello che Adamo doveva fare, ubbidiente sempre. E lui ha superato la prova, è stato ubbidiente fino alla morte della croce, sempre. Ed è per questo che dice che Dio lo ha sovranamente innalzato. Quindi la salvezza era necessaria, l'espiazione era necessaria, il versamento del sangue era necessario, ma questo non è l'intenzione originale di Dio, questo è un mezzo che deve condurre al fine. Ora vedete, quando io sono venuto a conoscenza del Vangelo, il messaggio che mi è stato predicato è la salvezza. Ma come abbiamo letto all'inizio, Dio non si è fermato alla salvezza, dice che ci ha salvati e poi dice che ci ha chiamati. Quindi il piano di Dio non si esaurisce con la salvezza.
Ma la salvezza è uno dei passi che ti conducono al piano di Dio. Questo è buono che lo vediamo, perché sennò le persone dicono: vabbè, ormai sono salvato, aspetto che muoio e tutto è ok. No, 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 facciamo un errore grave, perché la salvezza è semplicemente uno dei passi che ti introducono nel proposito. Quindi la domanda è: se la salvezza è tutto ciò che concerne la salvezza, che è meraviglioso, che è glorioso, lo dobbiamo considerare un mezzo e non un fine? La salvezza non è fine a se stessa, è un mezzo che deve condurre verso un fine. E questo ci aiuta a maturare, perché sennò appena siamo arrivati alla salvezza pensiamo che la tappa finale abbiamo terminato. No, non abbiamo terminato, dobbiamo maturare, dobbiamo crescere. Allora la domanda che ci facciamo è: qual è l'intenzione originale di Dio? Se la redenzione e la salvezza non sono lo scopo finale, qual è l'intenzione originale di Dio? Andiamola a vedere nel libro degli Ebrei, capitolo 2, dal verso 10. Voglio che vi prestate attenzione, perché parla della salvezza, ma dice che lo scopo della salvezza non è la salvezza e condurre i figli alla gloria. Conveniva infatti a colui per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, nel portare molti figli alla gloria. Voglio che ti fermi un attimo. Qual era lo scopo? Portare molti figli alla gloria. Non era la salvezza. La salvezza è un passo. Ma lo scopo finale era la gloria. Portare i figli alla gloria. Di rendere perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della salvezza. Quindi l'autore della salvezza ci porta alla salvezza, ma lo scopo della salvezza non è la salvezza. Lo scopo della salvezza è un passo per arrivare alla gloria. Allora qui viene rivelata l'intenzione originale. Portare molti figli alla gloria. Domenica scorsa abbiamo detto che il suo desiderio è che tutti noi siamo conformati alla somiglianza del Figlio. Cosa ha immaginato Dio sulla terra? La sua famiglia. Il Figlio, primogenito, molti fratelli. Il Figlio, l'Iddio della gloria, che si è umiliato sulla terra per portare molti altri figli alla gloria. E la salvezza è necessaria, ma è un passaggio, non è la tappa finale. Quindi, portare i figli alla gloria, questo è l'aspetto dell'intenzione originale di Dio. Quindi, quando le persone dicono: io vado in paradiso ed è tutto finito lì, no, perché l'obiettivo finale di Dio sono nuovi cieli e nuova terra, dove la giustizia abita. Quindi non è che arrivi in cielo ed è finita lì. No. I figli devono essere portati nella gloria. Altrimenti Gesù non ci avrebbe fatto pregare: sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in cielo. Ma andiamo a vedere qualche altra scrittura. Perché c'è molti figli alla gloria. Quindi questo prende un aspetto individuale. Io devo essere glorificato. Difatti sta scritto così, che quelli che gli ha preconosciuti, li ha giustificati, li ha chiamati, li ha glorificati. L'obiettivo è portare i figli alla gloria. Ma andiamo a vedere Efesini 1, 10 e 11. Guardate cosa dice, è fantastico. Qual era lo scopo? Qual era la sua intenzione? Per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi. Quindi i tempi hanno un inizio con la creazione. Nei tempi, e questo lo tratteremo fra qualche settimana, avere i punti di riferimento di quello che noi stiamo vivendo. Perché sta succedendo quello che sta succedendo? In che tempo ci troviamo? Verso dove stiamo andando? La scrittura dice che stiamo andando verso il compimento dei tempi. E poiché siamo nei tempi della fine, c'è una compressione che sta accelerando tutte le cose. Qual era il suo
proposito raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli che quelle che sono sulla terra. Così ora puoi capire qual è il fatto quando Gesù ci insegna a pregare in accordo all'intenzione originale di Dio: sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in cielo. In Lui siamo anche stati scelti. Quando Dio chiama, non chiama per fare qualcosa. Ora questo sconvolgerà la vostra vita. Dio chiama per appartarci per Lui. Poi ci assegna qualcosa da fare. Perché la chiamata non è una chiamata per qualcosa, ma è per qualcuno. In Lui siamo anche stati scelti per un'eredità, essendo predestinati, cioè proorizzo, preparati prima, secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della sua volontà. Lui opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Quindi Dio ci rivela e Paolo dice: guardate l'intelligenza che io ho ricevuto della rivelazione di Cristo, che il proposito di Dio è raccogliere tutte le cose del cielo, tutte le cose della terra. Ecco perché ci saranno nuovi cieli e nuova terra sotto un solo capo. Quando avverrà questo? Perché stiamo vivendo questi tempi? Stiamo preparandoci all'adempimento di questo. Noi stiamo andando verso questo. Il compimento dei tempi porterà che Gesù sarà il capo sia delle cose che sono nel cielo che sono sulla terra. Ora è il capo della Chiesa, è stato dato alla Chiesa come capo supremo. Ma è capo non solo della Chiesa, ma di tutto ciò che c'è nel cielo, oltre che di tutto ciò che c'è sulla terra. Quindi l'intenzione di Dio al compimento dei tempi, l'intenzione originale, Lui ha avuto un proponimento prima ancora della creazione della terra, del mondo, dell'uomo, e secondo il consiglio della sua volontà, quando Lui ha creato con un proposito. Ha creato la terra perché fosse abitata, Lui l'ha sognata piena di figli nella gloria. Alleluia. Tutto questo è stato fatto prima della fondazione del mondo. Lui ha detto: figlio, tu avrai, pagherai un prezzo, sarai immolato, pagherai con la vita, ma tutto ciò che c'è nel cielo e sulla terra andrà sotto la tua signoria. Ed è iniziato questo processo. Dove ci troviamo ora? Verso la fine dei tempi per arrivare a questo compimento. Andiamo a continuare nella scrittura. Efesi 2 verso 14. Perché com'era la terra quando Gesù è venuto? C'erano i gentili, c'erano gli ebrei, il popolo che Dio aveva usato. Ma tra gentili ed ebrei c'era un muro di separazione. E Gesù cosa ha fatto? È venuto a fare qualcosa di meraviglioso e di straordinario. Ha abbattuto il muro di separazione e ha fatto qualcosa totalmente nuovo, che viene chiamato l'uomo nuovo in Cristo. Ma andiamolo a vedere con la scrittura. Efesi capitolo 2 dal verso 14. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia. Qualche versione dice avendo ucciso nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizione, per creare in se stesso dei due popoli un solo uomo nuovo. Cos'è l'uomo nuovo? Il secondo Adamo, che rimette l'uomo nella condizione di adempiere il proposito. Perché il primo Adamo ha fallito per la disubbidienza. L'uomo nuovo no. L'uomo nuovo è destinato alla gloria. Facendo pace per riconciliare ambedue con Dio, ebrei e gentili,
in un solo corpo per mezzo della croce. Quando Gesù è morto sulla croce, non è morto solo per gli ebrei, è morto per tutti. È morto per ebrei, è morto per gentili. Ha ucciso l'inimicizia e ha creato un solo corpo. Un uomo solo, un uomo nuovo, un corpo solo. In se stesso ha distrutto tutto questo. E Paolo dice: tutto questo tu non lo puoi capire perché non si vede dall'esterno. Questo è una rivelazione, un mistero che viene rivelato. E Paolo dice: io ho avuto rivelazione del mistero. Dio ha rivelato questi misteri agli apostoli e profeti. Guardate cosa dice Efesi 3:9. Mistero, usa questa parola mistero. Mistero è una cosa che è difficile da capire con la mente razionale, ha bisogno di rivelazione, è un velo che cade. E di manifestare a tutti la partecipazione del mistero che dalla più antichità è stato nascosto in Dio. Dio aveva un'intenzione originale, ma non l'aveva mai rivelata pienamente. Il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo, affinché per mezzo della Chiesa, nel tempo presente, questo è il compito della Chiesa nel tempo presente, ma c'è un'intenzione finale. Il tempo presente riceviamo chiamate da adempiere nel tempo presente, ma c'è qualcosa che non è solo legata al tempo presente, ci sarà una pienezza dei tempi che introdurrà i figli nella gloria. Sia manifestata ai principati, alle potestà, nei luoghi celesti, la multiforme sapienza di Dio secondo il proponimento eterno che Egli attuò in Cristo nostro Signore. E qui ci dobbiamo fermare, perché c'è un proposito divino e c'è un proposito eterno. Il proposito divino è per questo tempo, il proposito eterno è per l'eternità. Ma ci fermiamo qua. A chi ha sottoposto il mondo a venire? Ci sarà la restaurazione di tutte le cose. Dice che i cieli lo debbono tenere accolto finché tutto sia restaurato all'intenzione originale di Dio, perché restaurazione significa riportare tutto all'origine, come era stato fatto. Andiamo a vedere Ebrei, capitolo 2, dal verso 5. Fino al verso 8. Infatti non è agli angeli che ha sottoposto il mondo a venire. Il proponimento è che ci fosse stato un capo nei cieli e sulla terra. Quindi, siccome c'è un angelo decaduto che sta governando il mondo, è abusivo perché non è nel proposito e non c'ha futuro. Ma qualcuno ha testimoniato in un certo luogo dicendo: che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui? E poi notate, è il figlio dell'uomo. Com'è che Gesù chiamava se stesso spesso? Il figlio dell'uomo. Dice: che cos'è l'uomo? È il figlio dell'uomo. Quindi sta parlando dell'uomo e l'intenzione originale di Dio, ma sta parlando del figlio dell'uomo, perché tu lo consideri. Perché lo consideri? Perché rientra in un proposito, nel proposito e nell'intenzione originale di Dio. E dice: tu lo hai fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli. Tu lo hai coronato di gloria e di onore e lo hai costituito sopra le opere delle tue mani. Non era questa l'intenzione originale di Dio? Abbia dominio. Tu gli hai posto tutte le cose sotto i piedi. Infatti nel sottoporgli tutte le cose non hai lasciato nulla che non gli fosse sottoposto. Tuttavia, siccome il compimento dei tempi non è ancora arrivato, non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte. Dove siamo? Siamo in questo processo che sta portandoci al compimento dei tempi
dove il risultato finale è già annunciato prima. Ma di che cosa parlava lo scrittore degli Ebrei? Parlava del Salmo 8, perché è nel Salmo 8 che è scritto tutto questo. E guardiamolo il Salmo 8, dal verso 4. Che cos'è l'uomo? Perché te ne ricordi, è il figlio dell'uomo, perché lo visiti. Dice che dell'uomo naturale Dio si ricorda, ma il figlio dell'uomo lo visita. Visitazione significa molto più di un incontro. Quando fai una visita non è un incontro. Puoi incontrare una persona per strada e la saluti, ma se gli fai la visita ti stai seduto con lui. Eppure tu l'hai fatto di poco inferiore a Dio, lo hai coronato di gloria e di onore, lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Ogni cosa sarà posta sotto i suoi piedi. Il mistero è che lui sarà l'unico capo dei cieli, nei cieli e sulla terra, di tutto ciò che è nei cieli e di tutto ciò che è sulla terra. E poi dice, l'hai fatto regnare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore, buoi, tutti quanti, anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, tutto quello che passa per i sentieri del mare. Non era questa l'intenzione originale di Dio quando Dio ha detto e abbia dominio su? O eterno, Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra. Quando i figli saranno portati nella gloria, tutti potranno dire quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra. Oggi è lo stesso perché Dio è eterno. Lo possiamo dire perché sappiamo la fine fin dal principio. Ma la gloria riempirà la terra. Il nostro destino di figli non si ferma nel paradiso. Perché molti dicono l'importante è che arrivi in paradiso. Il paradiso non è la tappa finale. La salvezza non è la tappa finale. La redenzione non è la tappa finale. Portare i figli nella gloria è la tappa finale. Efesi 1:4. Fino al 6. Bellissimo. Anche qui. Allorché lui ci ha eletti quando? Prima della fondazione del mondo. È come se lo sentissi che da casa voi ripetete prima della fondazione del mondo. Quando ci ha eletti, i tempi sono una bolla dell'eternità. I tempi hanno un inizio e una fine, c'è un compimento dei tempi. Ma prima ancora che il tempo fosse stato creato, lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Ma se siamo santi e irreprensibili non significa che siamo entrati nella gloria? Significa se non c'è niente di cui possiamo essere ripresi, siamo entrati nella perfezione. Avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli. Oh, Dio è Padre. Quando Gesù ci ha insegnato a pregare ci ha detto quando pregate dite Padre. La natura di Dio è Padre. Paternità. Un padre vuole figli. Ad essere adottati come suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia. La salvezza è per grazia mediante la fede, ma la salvezza non è la tappa finale. La grazia viene data per portare le persone alla salvezza. La redenzione viene data per portare le persone alla salvezza e al compimento, ma non è la tappa finale. La tappa finale è la gloria, i figli. Dio vuole la terra piena di figli suoi nella gloria. All'ode della gloria della sua grazia, mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Creati per essere amati. Creati per essere amati. Quando Dio ha presentato l'ultimo Adamo al Giordano,
ha detto è il mio amato figlio. E se lui è il primogenito, tutti gli altri sono amati. Il primogenito dà l'imprinting, lo stampo. E stamattina tu puoi sentire che sei amato, prima ancora di avere fatto qualcosa, perché ti ha visto in lui. Bellissimo. Romani 8:28, che fa? Non lo leggiamo, dobbiamo leggerlo. Or noi sappiamo che nonostante il coronavirus, tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Questa è la riflessione profonda che dobbiamo fare. Sto camminando secondo il suo proponimento o mi sto facendo un proposito mio che non ha niente a che vedere col proposito di Dio? Perché tutto ciò che non è nel proposito di Dio non ha futuro, ma solamente ciò che è nel proposito di Dio ha un futuro. Tutte le cose cooperano al bene, solo per quelli che amano Dio. Alcuni dicono, ma io amo il Signore. Sì, amare il Signore è un passo, ma entrare nel proposito è l'altro. Perché lui ha detto che le cose cooperano al bene non solo per chi ama Dio, ma per chi è chiamato secondo il proponimento. Poiché quelli che egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine e alla somiglianza del suo figlio, affinché egli sia il primogenito di molti fratelli. In altri termini, la terra sarà piena di copie originali basate sulla immagine del figlio primogenito. Tutta la terra sarà piena della sua gloria, dice. I figli saranno nella gloria. Allora, perché stiamo dicendo queste cose? Perché dobbiamo allargare la visione e dobbiamo capire che questo tempo che Dio ci sta dando è per riflettere sul proposito e che dobbiamo camminare secondo il proposito. Or noi sappiamo, disse Paolo, noi sappiamo. A che serve questo tempo? Per farci conoscere il mistero. Sapete, il dramma più grande, disse un uomo di Dio, non è la morte, ma vivere senza sapere il perché. Quello che mi affligge oggi non sono solo i morti, perché si piangono i morti naturali, ma Dio ha un dolore per i morti spirituali. Persone che non lo conoscono, che non sanno perché lui li ha fatti, perché lui li ha creati, che passano questa vita senza che mai sono venuti alla conoscenza del proposito. Ecco perché la Chiesa si deve alzare, si deve svegliare e deve predicare. Ecco perché il tema della conferenza giovanile è shout, grida, lo devi gridare, lo devono sapere tutti. Perché il motivo della caduta di Adamo, perché Satana l'ha tentato, non ha tentato l'uomo, ma ha fatto un attentato all'uomo per rubargli il proposito. È il principale nemico del proposito. È sempre Satana che acceca le menti per non fare capire. Ma cosa ci sta a fare la Chiesa? Deve fare aprire gli occhi alle persone per fargli intendere qual è il proponimento eterno di Dio. Il dramma più grande non è la morte, perché la morte sarà distrutta. Il dramma più grande è vivere senza sapere perché. Buttare via l'opportunità che Dio ci dà. Voglio concludere con dei versi che già erano stati rivelati nell'Antico Testamento. E ho avuto questa immagine. Noi siamo nel palcoscenico del tempo in attesa del compimento dei tempi. E nel compimento dei tempi
si adempirà solo l'intenzione ultima e finale del Padre. Tutto ciò è molto grande, è più grande del fatto di andare in paradiso. Molti dicono l'importante è che arriva in paradiso. Il paradiso non è la meta finale. Abbiamo altro da fare nell'eternità. Non solo stare in cielo. Vi do pochi altri versi per concludere. Isaia 65 verso 17. Dio dice: io creo nuovi cieli e nuova terra, e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. Che significa? Che è finito il tempo, è arrivato il compimento dei tempi, si ritorna nell'eternità, e quando si rientra nell'eternità non ti ricordi più neanche del tempo, perché si vive un eterno presente. Crea nuovi cieli e nuova terra, e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. Sarai così preso dall'eterno presente che non ti ricorderai più il tempo. Isaia 66, 22. Poiché come i cieli, i nuovi cieli e la nuova terra che io farò, ascoltate, guardate cosa dice, sussisteranno stabili davanti a me. Nuovi cieli e nuova terra sono eterni, saranno stabili. Questa terra e questo cielo non è stabile, è transitorio. Ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Così sussisteranno la vostra progenie e il vostro nome. Mamma mia, proposito eterno. E andiamo nel Nuovo Testamento. L'ultimo verso lo leggiamo dal Nuovo Testamento, perché anche l'apostolo Pietro, testimone oculare di Gesù, ha scritto su questo. Nella seconda epistola, Pietro 3:13, lui ha saputo direttamente da Gesù qual era l'intenzione e il piano finale del Padre. E lui disse, scrisse così: ma noi secondo la sua promessa aspettiamo. Non aspetta la salvezza Pietro, non aspetta di andare in paradiso. Aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia. Se i figli vanno nella gloria, entrano nella gloria. Nella gloria non ci può essere nessuna ingiustizia, c'è solo giustizia, c'è solo perfezione. Intenzione originale di Dio. Questo tempo ci deve servire per evitare di essere disallineati con l'intenzione e il proposito finale di Dio. Perché sapete, quando una persona è senza proposito, ammazza il tempo. Ma uno che ammazza il tempo è perché è morto dentro. Ma uno che ha un proposito sa come investire il tempo per l'adempimento del proposito. Alcuni aspettano solo la morte, altri aspettano solo di andare in paradiso. Ma il proposito e l'intenzione finale di Dio è portare i figli nella gloria. O ti allini col proposito e ti prepari per questa gloria, o la tua vita non avrà senso. Perché che senso ha vivere anche la vita più felice sulla faccia della terra, avere tutto quello che desideri e poi non entrare nel proponimento di Dio? Questo è quello che fa il nemico: confondere la mente delle persone per non fargli capire l'intenzione di Dio. Ma cosa fa la Chiesa? Deve predicare queste cose. Il mistero deve essere rivelato, e noi lo grideremo a voce alta. La sua parola è stabile nei cieli, non cambia, non muta. E miei cari, non ci sarà futuro né speranza fuori dal proposito.
Tutto ciò che non rientra nel proposito non ha un futuro. Ha futuro solo ciò che è nel proposito. E oggi è un appello che Dio ti fa. Cosa vuoi fare? Vuoi vivere una vita senza senso, cercando di rubare quanto più è possibile piaceri, piaceri del peccato, della ricchezza, delle cose vane di questo mondo, ma un giorno le dovrai lasciare, non te le puoi portare appresso. Ti rimane solo un ricordo. Ma quando scoprirai che hai fallito, non ci sarà più possibilità di tornare indietro. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno di capire che Dio ti ha creato per uno scopo. Oggi è il momento di capire che devi incontrare Dio. Oggi è il momento di capire che sei stato creato per essere amato. Oggi è il momento di capire che se Gesù è morto sulla croce per te, ti ha dato tanto valore. Se il Padre ha sacrificato suo figlio a morire sulla croce al posto tuo, è perché il Padre ti ha dato tanto valore. Ha fatto versare il sangue innocente su quella croce per riscattarti, perché ti ha dato tanto valore. Ma tu devi fare la tua parte, ti devi arrendere, devi ricevere Gesù come Signore. Se il piano finale di Dio, che cielo e terra saranno sotto un solo capo, vacci ora sotto questo capo, comincia ora. Ricevilo come Signore della tua vita. Arrendi la tua vita. Dentro di te Dio ha messo il senso dell'eternità e tu hai un'inquietudine dentro fino a che non sei dentro quel proposito. Hai paura di morire perché non sai cosa c'è dopo. Ma Dio ha fatto versare il sangue, Gesù ha versato già il sangue per riscattarti. E questa mattina io ti invito a riceverlo come Signore della tua vita. E se sei stato lontano da Lui, ritorna a Lui con tutto il tuo cuore. E questa mattina io ti invito, dovunque tu ti trovi, da dovunque stai ascoltando, ricevi Gesù come Signore della tua vita. Inizia questo processo che ti porterà al compimento di diventare un figlio destinato alla gloria. E io voglio che tu faccia questa preghiera stamattina insieme con me. Con tutto il tuo cuore, ripeti a voce alta questa preghiera, rivolgendoti al Signore, digli: Signore, vengo davanti a te e questa mattina io dichiaro che credo che tu sei morto al posto mio e sei risuscitato per donarmi la tua giustizia. Io credo nel mio cuore e ottengo la tua giustizia e con la mia bocca confesso te, Gesù, come Signore della mia vita e ottengo la salvezza. Ora sono in Cristo e sono una nuova creatura. Per ogni nuova creatura c'è un proposito divino. Le cose vecchie sono passate, le cose adamiche sono passate e tutte le cose sono diventate nuove perché tu mi hai perdonato e mi hai salvato. Questa mattina credilo con tutto il tuo cuore, ricevilo nel tuo cuore e Dio nella sua potenza ti dà una nuova natura, ti fa nascere di nuovo, ti fa figlio, ti comincia a introdurre nel suo proposito eterno, perché quando uno nasce di nuovo riceve la vita eterna e la vita eterna è solo in Cristo. Fuori di Cristo non c'è niente. È nel suo figliolo. Chi ha il figlio di Dio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Tu devi ricevere il Figlio di Dio, l'hai fatto, rimani fermo, rimani saldo. E se è la prima volta che hai fatto questa preghiera, nella trasmissione che stai vedendo su YouTube c'è un riferimento su Facebook, la nostra pagina ufficiale, mettiti in contatto, scrivi su quella pagina Facebook, sarai seguito, ti daranno consigli, ti diranno quello che faremo, quello che facciamo, quello che si può fare ora e quello che potremo fare nel futuro quando ritorneremo a incontrarci. Ricevi oggi salvezza. Ora adoreremo il Signore, poi pregheremo. Come lo Spirito Santo ci guiderà, pregheremo che Dio con la parola raggiunge le persone e risponda ai bisogni. Tutto è possibile a chi crede. La fede non
finirà mai. Fede, speranza e amore. Dice che sono tre cose che mai termineranno.